Una vittoria che doveva arrivare per il bene dell'Italia e per il ranking, e una vittoria che è arrivata. Amici e amici appassionati di grande calcio, buonasera, benvenuti sullo speciale ragazzi. Torna la nazionale italiana allenata da Evani, il vice di Mancini, che sappiamo tutti essere a casa a causa della positività al Covid-19. Nonostante ciò, il tecnico toscano è presente, diciamo, in campo, è sempre in contatto con i suoi vice. Intanto mancano 10 secondi alla fine della partita. Partita che si è svolta al Franck di Firenze, quella fra Italia ed Estonia. Fischia adesso l'arbitro della sfida, ovvero l'arbitro della sfida che sancisce la fine di questo match. L'Italia vince per 4-0 contro l'Estonia. Era una partita da vincere, come ho detto prima, per il ranking, perché l'Italia si trova settima fra le squadre europee, e questa buona posizione della nostra nazionale ci permetterebbe di raggiungere il sorteggio al mondiale in Qatar, il sorteggio alle qualificazioni per il mondiale in Qatar da testa di serie. Quindi è fondamentale evitare delle avversarie importanti, come è stato nello scorso sorteggio, quello per Russia 2018, che ci ha fatto capitare la Spagna nel girone eliminatorio, nel girone di qualificazione. Sappiamo tutti in quel caso come andò a finire. Parliamo di questa partita. Partita che è stata letteralmente dominata dagli azzurri, dai nostri azzurri, che hanno affrontato un'Estonia che comunque ce l'ha messa tutta, ma ha dimostrato di essere una nazionale veramente molto ma molto modesta. La sblocca è il tedesco Vincenzo Grifo al minuto numero 14. Ottima prestazione da parte del giocatore che gioca al Friburgo. Ha messo a segno una doppietta grazie al 3-0, che è stato un calcio di rigore trasformato dallo stesso Grifo a causa di un atterramento in area da parte di Gagliardini. Un rigore che però dobbiamo definire essere un rigore generoso da parte concesso da parte dell'arbitro. Questa era una gara ovviamente amichevole. E l'Italia era anch'essa molto modesta, con tutti i problemi causati dalle ASL, eccetera, tamponi, situazioni di varie squadre, quarantene, bolle, eccetera. Giocavamo con Bernardeschi, Lasagna e Grifo in attacco. Bernardeschi, Lasagna e Grifo. Super panchinaro Juventus, Udinese non ha ancora segnato, e Friburgo, veramente una cosa cringissima. Comunque, Bernardeschi che riesce a metterla dentro nel corso della prima frazione di gioco e riesce a portare il risultato sul 2-0, andando ad accentrarsi improvvisamente e a battere il portiere sul suo palo, sul suo primo palo. Successivamente, girandola di cambio, entra anche Riccardo Orsolini, che si fa vedere procurandosi e mettendo a segno il rigore del 4-0. Secondo me questa sfida è servita moltissimo per le seconde linee, per farsi vedere, per dare nell'occhio a coach, appunto, Mancini, e per ottenere magari una maglia per il prossimo europeo di categoria, che si svolgerà, se tutto va bene, nella prossima estate. Comunque, è una partita dove ha provato anche molti giocatori nuovi, alcuni che magari non potranno giocare domenica, perché domenica ci sarà una partita fondamentale. Partita che vedrà di fronte l'Italia alla Polonia, a Reggio Emilia, una partita di Nation League dove la squadra allenata da Mancini avrà un solo risultato utile: la vittoria, per sperare di qualificarsi per le fasi finali della Nations League. Per quanto riguarda l'atteggiamento in campo, cosa ancora non abbiamo parlato, alla fine cambiano gli interpreti, ma l'atteggiamento in campo è sempre quello che ha la squadra da quando Mancini si è insediato come CT, quindi davvero un calcio molto propositivo, un calcio dove veramente tutti sono responsabili un minimo delle azioni in attacco. Una squadra molto propositiva che ha messo a segno 4 gol in questa partita con l'Estonia. Io ragazzi, ho finito questo video, spero sia piaciuto. Noi ci vediamo a un prossimo video, ragazzi. Ci saranno video speciali più avanti, vi raccomando, ci sono delle chicche. Ciao ciao.